up in a nova's glow and drop me down to the dream below, 'cause I'm Ciao a tutti, benvenuti ad un altro episodio di Un Gioco per Caso. Sono Talisin e oggi andiamo a vedere, come potete appunto notare dall'introduzione di questo gioco, Limbo. Limbo è un gioco sviluppato da un'altra casa indipendente chiamata Playdead ed è uscito nel 2010 come un contenuto scaricabile dall'Xbox Live. Poi il gioco ha avuto un enorme successo, soprattutto dalla critica, ed è stato portato anche su Steam e altre piattaforme. Come già si può vedere dai primi menu, l'interfaccia è molto semplice e essenziale e il gioco è tutto in bianco e nero e sfrutta molto gli effetti di luce e questo effetto di grana stile pellicola cinematografica, che dà una sensazione estremamente cupa, estremamente truce, quasi da film horror all'intero gioco. Vi faccio vedere già dai primi passi cosa ci aspetta. Un leggero rumore bianco sia sullo schermo che nelle cuffie ci accompagnerà per tutto il gioco. All'inizio non abbiamo niente, niente ci indica cosa dobbiamo fare e niente ci spiega cosa sta succedendo. Possiamo soltanto notare una sagoma di un ragazzino sdraiato al centro dello schermo, immobile. E fin tanto che non premiamo le frecce, il ragazzo non si inizia a svegliare. Possiamo prendere da subito familiarità con i comandi premendo le frecce avanti e indietro. Questo è uno dei vari segreti che possono essere trovati all'interno del gioco. E questa parte ricorda moltissimo l'inizio di Silent Hill, il secondo episodio. Non so chi ha giocato all'originale per PlayStation 2. L'intero gioco è basato sul concetto del trial and death. Praticamente il gioco ti spinge a sperimentare ciò che non conosci e sostanzialmente la maggior parte delle volte ti trovi a morire e a riprovare le varie sessioni di gioco. Chiaramente ci sono svariati checkpoint all'interno del gioco che non sono direttamente visibili, ma diciamo nel momento in cui il personaggio muore poi si riparte da un punto non troppo lontano. Un altro tasto che si impara ad usare subito è il tasto control, che permette appunto di manipolare gli oggetti. La fisica del gioco è ben realizzata, infatti si basa a metà tra un puzzle game e un platform. Bisogna appunto riuscire a capire come andare avanti nel gioco senza morire appunto. Come potete sentire non ci sono musiche, non c'è quasi effetto sonoro se non forse i rumori che produce il nostro personaggio nel muoversi. Lo scopo del gioco è quello di arrivare, riuscire a salvare la sorella del protagonista che in qualche modo si è persa all'interno di questo bosco, di questo paesaggio strano e allucinato, e per farlo dovremo superare svariati ostacoli, come per esempio dal superare alcuni ostacoli proprio fisici, nel senso di muri e pareti da scalare, così come svariati nemici che poi ci troveremo ad affrontare. Chiaramente non abbiamo armi, non abbiamo modo di combattere se non quello di usare l'ambiente a nostro vantaggio. Andando avanti nel gioco incontriamo avversari appunto molto più grandi di noi che dobbiamo riuscire a sconfiggere con l'intelligenza. L'ambiente diventa sempre più surreale, sempre più assurdo mano a mano che si prosegue col gioco. Proseguendo, sempre nuove meccaniche ci portano ad affrontare nuove sfide.
Come vi dicevo precedentemente, il trial and error è una componente essenziale di questo gioco che spesso vi vedrà appunto morire fino a che poi non si riesce a trovare la soluzione ai vari enigmi che il gioco ci presenta. Proseguendo nel gioco, man mano che andiamo avanti, passiamo da un ambiente diciamo di foresta molto naturale, sempre più un ambiente artificiale, artificioso, con questi tetti, questi palazzi e queste costruzioni. Le dinamiche del gioco verranno sempre rese più complesse e interessanti anche da questi vermicelli che ti si piantano nella testa e ti costringono ad andare solo in una direzione. E al massimo ciò che puoi fare è decidere se camminare, correre o saltare, e non puoi tornare indietro in nessun modo. L'unico modo per eliminare questo parassita è quello di fare affidamento su alcune bestie che pendono dal soffitto più avanti. Che mangiando il verme ci liberano e ci rendono di nuovo indipendenti. Come già dicevo precedentemente, la fisica è parte preponderante del gioco, infatti molti degli enigmi si risolvono proprio facendo capo al motore fisico che muove il mondo. A conclusione ci ritroviamo praticamente nella foresta dalla quale abbiamo iniziato. Sembra quasi un nuovo inizio. Bene, anche per oggi la puntata è terminata. Grazie a tutti per essere stati con noi. Abbiamo giocato a Limbo e questo è un gioco per caso del Firecraft Team. Un saluto da Taliesin. Ciao!